cielo. Siamo nel 1968. Mi ricordo questa festa bellissima di Carnevale e ho avuto il piacere di suonare con Lucio Dalla. Noi suonavamo con un gruppo che si chiamava The Little Gourmet. Eravamo alla festa del Montone, una festa di Carnevale dove c'erano tantissimi bambini, e Lucio Dalla era il nostro ospite d'onore di Vergato, e lui si è presentato solo con un tastierista, e a questo punto ha chiesto noi, che eravamo ragazzini, se lo potevamo accompagnare. Noi ci siamo vergognati talmente tanto, però pian pianino qualcuno di noi ha suonato con lui. È stato veramente un onore, perché Lucio Dalla è diventato Lucio Dalla. Allora non era ancora molto famoso come adesso, e poi aveva tutti i capelli in testa. Ricordo che aveva tutti i capelli in testa. La festa è stata bellissima, è stata piena d'allegria. Mi ricordo di Scanapino Marchi, che era il fautore della festa, riuniva tutti i bambini. È stata veramente molto bella e allegra. Sono passati un tot di anni. L'amore viene e va. Esiste si vestire da Sganapino durante il carnevale? Un'altra parentesi. Entriamo già nel... Lui ha sempre avuto quel sentimento. È vero che facciamo quella festa con Lucio Dalla, aveva vestito tutti i bimbi. E tutti i bimbetti con sé, aveva vestiti tutti da Sganapino. Dell'anno eravamo nel 1967, e la festa di Carnevale con Lucio Dalla qua dentro, ecco, disse: mi raccomando, non venire mica fuori da via, chissà che cosa succede, mio signore, al massimo ballano, cosa facciamo? Non facciamo niente. Allora riuscimmo a spostare, a cavare le poltrone, dicendo: le rimettiamo a posto, se non le bruciamo mica. Vergato Arte, che la voglio gradire, grande così. Cosa ho provato? Era sconosciuto lui. Di conseguenza non si sapeva neanche chi era Dante.
sono levato e buttato per aria. E adesso che è morto, cosa, che ricordo ne hai? Cioè, io ho fatto con le chitarre le sue canzoni, capito? Per me è stato uno dei più grandi, insieme a Luciano. Un ricordo va ai ragazzi che hanno suonato con me, in modo particolare a Pedrini Mario, che purtroppo non è più con noi, è morto in un incidente stradale tanti anni fa, a Walter, che grazie al cielo ancora al mondo, a Graziano, Parazza, che suonavano con me, chiaramente ricorderemo tutti quei momenti, perché noi eravamo molto molto euforici, molto molto contenti, perché eravamo un complessino di ragazzi di 16, 17 anni, 18 anni, perciò è stato molto molto bello poter suonare con una persona del genere e sapere quello che poi è diventato. Oggi, che è il 4 marzo del 2012, è giorno purtroppo dei funerali di Lucio Dalla, nel rivedere queste foto il mio ricordo va a questa persona che ci ha lasciato delle canzoni bellissime, è un vero poeta della musica. E ricordo, torna indietro nel tempo e ti si stringe il cuore a pensare che una simile persona non c'è più. Questo è molto molto brutto, perché lascerà un grande vuoto a tutti quelli della mia età che l'hanno amato, gli hanno voluto veramente tanto bene, perché era una persona che veramente un poeta della musica. Finisce là, comincia il cielo. Lo guardo ed anche stasera fa pensare a te. Il cielo vicino e lontano vedo sempre il cielo. Si può volare oltre le nuvole, ma sempre in alto.